si fronteggerà l'emergenza occupazione quando tra poco più di un mese non ci sarà più quel divieto di licenziamento? In due modi. Primo, vanno messi in campo una riforma degli ammortizzatori che allunghi la NASPI senza ridurne l'importo, perché è chiaro che siamo davanti a un momento in cui tutti cercheranno lavoro e quindi probabilmente ci metteranno più tempo. La seconda cosa è rafforzare moltissimo la parte di formazione, che addirittura in certi casi nella cassa integrazione non si capisce se è ammessa o non ammessa e che è stata fatta pochissimo insieme alla parte di politiche attive. Faccio un esempio di quello che ha fatto la Svezia. La Svezia, quando è andata in crisi il settore alberghiero e la compagnia di bandiera, ha fatto un massiccio programma di formazione per far diventare operatori sanitari le persone che lavoravano lì e c'è riuscita. Ecco, questo è il tipo di cose che dobbiamo fare. Siccome non siamo la Svezia, non è affatto banale farlo. Io non capisco una cosa, Maurizio, un punto non capisco. Cioè, il fatto di scaglionare le categorie che sbloccano i licenziamenti è una cosa che è molto utile per evitare quello che dicevo prima, cioè il giorno del licenziamento, in cui tutte le categorie diverse... Adesso, lasciando perdere qual è il periodo, tu hai la tua opinione, io ho la mia, ma lasciamo perdere questo. Ma farle tutte insieme al 31 ottobre è pericolosissimo, perché tu avrai tutti quelli dell'industria, del commercio, dell'artigianato, che tu puoi spostare di un mese o due mesi, ma se continui a parlare solo dello spostamento della data e non fai niente nel frattempo, noi a ottobre ci troveremo qui con te che dici che bisogna arrivare a fine anno e poi dopo fine anno e così via. Questa roba, siccome non è gratis, costa tantissimi soldi che possono essere investiti nel rafforzamento della NASPI, nella formazione, in un sacco di cose, io penso che bisogna stare molto attenti. Perché allora bisogna fare un pressing sul governo che dice, ok, ragazzi, a ottobre noi ci abbiamo tutto, ci abbiamo gli ammortizzatori rifatti, con le politiche attive, perché sennò che facciamo? Andiamo avanti? Qui noi stiamo discutendo qual è il modo migliore per proteggere i lavoratori. Non è che c'è chi li vuole proteggere o chi non li vuole proteggere. Spostare per esempio tutti insieme la data di licenziamento è un modo sbagliato di proteggerli, perché non li proteggi, anzi crei un problema maggiore. Allora questo vorrei che fosse chiaro, perché se poi la discussione non è il caso, io e Landini abbiamo fatto 50 tavoli di trattativa insieme, sempre costruttivi. Perché lei è stato ministro dello sviluppo economico. Sì, io con lui ne abbiamo fatte di cotte, di crude, di trattative, voglio dire. Però quello che voglio dire è che non deve diventare uno scontro ideologico, dove c'è chi non vuole proteggere e chi vuole proteggere. È come proteggi, qual è il modo più efficace per proteggere.